fare vedere le immagini del film di Gianfranco, chi è? Buonasera! Cosa cazzino! Buonasera! Tutto bene, allora, eh? Bentornato. Sono venuto a portare un po' di ricci, sì. Come va? Ma che ricci sono? Che ricci sono questi? No, è che c'è freddo, capito? C'ho la pelle d'occhio adesso. Guarda che asco il pittura. Gliene do uno, ne vado. No, non via, dai, che c'è. Do una. Ah, io su. Oh, lei ti prende apre, lei ti sta dentro il signore, baba! Cosa stai facendo con i ricci? Siamo amici, ormai. Ok. Guarda, esatto. Che belli, cosa. No, che li fai male, lascia tu stare. Scherza, appungia. Allora, se servono ricci, lui è Nanni. Venite, mi raccomando, al chioscio, il chiosco, al poeta, chiedete dell'uomo riccio. Che sono io, e che c'è i capelli lisci. Mi piscio da solo, mi piscio. Via lui. Vabbè, ne ogni so volta la dice questa. Ne so troppo, è la mia preferita questa, capito? Ma scusa, cosa è venuto a fare? Sono venuto per cercare un ragazzino, un bambino che mi aiuti al gazebo, perché mio nipotino l'ho licenziato. Come l'hai licenziato? Non è posto, l'ho licenziato. L'avevo licenziato che era 2 settimane fa. So che mi ricordo che l'avevamo dato via. L'avevo riassunto, avevo fatto pace, gli avevo fatto un regalo, gli avevo regalato un cane. Un cane? Regalato un cane, impazzito il cane. Come mai? L'ha chiamato Fermo, l'ha chiamato. A furia di chiamarlo, vieni qua Fermo. Il cane non uscirà, ti vai, capito? Pazzito. Guarda, ma non si può, magari. È di una cattiveria, ma gliel'ho fatta pagare. E poi te lo scherzo. Poco. Da settimana scorsa cosa c'era? Pentolaccia. C'era la pentolaccia, certo. Gli ho fatto lo scherzo. Sato a prendere la pentolaccia, gli ho tolto il cioccolato che era queste cagate qui. No, non so che sei cos'è. E l'ho riempita di ricci. Ma stai scherzando? Lui è andato tutto in fuoco e ho un po' di ricci in faccia. Ma è fatto? Pieno di sangue, mi è rizzato. Ma lei è un mostro, ma sei un mostro. Ma non si fanno che sei cos'è. Molto. Ma scusa un attimino, Nanni, adesso lei che è una... Io vorrei far vedere, inquadriamo un attimino questo ragazzo. Secondo lei cosa ha in testa questo ragazzo che c'è? Questi sono ricci del canale di Mamma Raggia. Okay. Li pescavo da bambino, E poi gli hai mollati. Sì, no, adesso li ho mollati, Allora, puoi fare pubblicità e te ne vai, cosa... Venite, mi raccomando. Ogni settimana c'è un piatto... Ogni settimana abbiamo il piatto speciale. Certo. Settimana scorsa c'era questa signora, Massima brutta, sembra proprio scorfano, ma proprio scorfano. Ma lei già. Che salato, gli ho saccato la battuta sul salato e ho detto: ascolti signora, ho preparato le linguine allo scoglio, gliele porta a lei che lo conosce di persona. Sai troppo. A calci in bocca, Comunque andate a mangiare dal signor Ricci, dal signor Nanni. Mi raccomando. Che oltre a mangiare il ricci c'è anche un po' di spettacolo, animazione, c'è qualcosa. Sì, adesso abbiamo chiamato un ragazzino di colore da 2 settimane, fa piano bar, si chiama Lionel Ricci. È vero, è bravo, venite perché è bravo, canta bene. Ne sa troppe. È questa bella patella, dove l'avete? No, è un diavoletto, una ragazza che è un piacere, Nanni, piacere. Ho capito. C'è anche un'altra qui, Claudia. È pieno di patelle. Abbiamo qui Alessia. Buonasera, piacere, Nanni. Francesca. Asco, una me ne serve, non è che mi devi prendere tutte le ragazze. Questa mi piace molto. Mi piace perché è... Ascolta, cosa ne dici se ti porta a fare un giro sulla mia barca? C'è la barca... La barca di quelle tipo televisione, capito? Ma tipo Luna Rossa. Più tipo Tonno Rio Mare, però... Ma è bellina. Come si chiama questa barca? Si chiama Fermo. Come Fermo? Perché c'è il Fermo biologico, sempre in prima, non pesco mai. Non riesco a pescare, veramente. Okay. Dimmi, dico, comunque adesso se togli il ricci perché ho paura che si facciano male gli ospiti. Ma che? Secondo no! Tonino, facciamo Poi per pubblicità perché c'è mio cognato. No, Tonino, c'è cioè, mio cognato che sta aprendo un chiosco. Aspetta un attimo, di un colpo di testa, mollami. Fai fare signor Nanni, grazie. No, va, accompagna. Allora, fammi fare pubblicità, c'è mio... Mica, te lo spacco in testa.